In questo video tutorial analizzeremo i primi sei paragrafi del primo libro del De Bello Gallico, quello che noi possiamo, diciamo, indicare come il teatro degli eventi. Si tratta dell'incipit proprio dell'opera e per, diciamo, comprendere meglio questi sei brevi paragrafi che andremo a leggere, forse è meglio dare prima uno sguardo alla cartina della Gallia. La provincia romana si fermava praticamente fino a la Provenza, l'attuale Provenza, cioè la Francia del Sud, quello che appunto è scritto provincia romana e che era niente di più che una Gallia Narbonense. C'era la Gallia Cisalpina, ma si intendeva il nord Italia, Ali Cis Alpina, ai piedi delle Alpi. L'unica, diciamo, zona sottomessa ai romani, che corrisponde all'attuale Francia era appunto questa Gallia Narbonense. Tutto il resto era, occupato dalle popolazioni autoctone, insomma. Questa, situazione che invece ora vediamo è la situazione alla fine di 7 anni di guerra che hanno portato appunto Cesare alla conquista praticamente completa della Gallia. E questa cartina ci dice anche come poi è stata distribuita la provincia della Gallia in Aquitania, Gallia Celtica e Gallia Belgica. Ecco, queste sono appunto le tre regioni, tre province che poi verranno create alla fine di questa campagna di Cesare. È interessante mettere in evidenza i fiumi perché vedremo che proprio saranno i fiumi gli elementi che permetteranno a Cesare di dividere, insomma, individuare, insomma, queste zone all'interno della Francia. E allora possiamo naturalmente partire con la lettura, tenendo sempre in considerazione, laddove possibile, dove sarà necessario, torneremo a rivedere la cartina. La Gallia è, nel suo complesso, divisa in tre parti. La prima la abitano i Belgi, l'altra gli Aquitani, la terza quelli che nella loro lingua prendono il nome di Celti, nella nostra di Galli. Quindi è evidente la divisione come abbiamo fatto, cioè gli Aquitani, i Celti e i Belgi, i veri e propri. Quello che ci sorprende è che in quest'opera manca un proemio, e quindi, pur essendo un'opera che per molti aspetti si può considerare un'opera appartenente al genere storico, quindi storiografia, di fatto quello che manca è proprio un proemio. L'abbiamo già detto anche nella parte teorica, un proemio in cui appunto l'autore fissa i paletti. Lo scopo dell'opera, per esempio, il metodo che ha usato, l'argomento che ha trattato. E qui invece cominciamo proprio in mezzo adesso, cioè siamo nel bel mezzo della situazione. E quindi ci dice subito che la Gallia è nel suo complesso divisa in queste tre parti. I tre popoli differiscono tra loro per lingua, istituzioni e legge. Quindi sono popoli molto differenti, anche se abitano un territorio vicino, limitrofo, confinante, e che noi oggi, perché li consideriamo francesi, li consideriamo un'unica popolazione. Il fiume Garonne divide i Galli dagli Aquitani, la Marna e la Senna li separano dai Belgi. Ecco, quello che vi avevo detto precedentemente, no? Cioè, sarà, ecco qua il Garonne, per esempio, sarà proprio diciamo, l'indicazione dei fiumi quello che consentirà al nostro Cesare di successivamente di dividere questa enorme zona in tre parti. Tra i vari popoli, i più forti sono i Belgi. Ed ecco i motivi. Sono lontanissimi dalla finezza e dalla civiltà della nostra provincia. I mercanti, con i quali hanno scarsissimi contatti, portano ben pochi fra i prodotti che tendono a indebolire gli animi. Confinano con i germani d'oltrereno e con essi sono continuamente in guerra. I Belgi sono i più forti. Ci dice subito Cesare che i più forti sono i Belgi, perché sono i più lontani dalla nostra provincia.
della Catena Arbonese, più a nord. E, come se nella Catena Arbonese fosse il massimo della civiltà, no? Un concetto che poi vedremo esplicitato anche con Tacito, cioè i Romani, Romani uguale civiltà. E tutto quello che si allontana sempre più dalla zona romanizzata è barbarie, e quindi non civiltà, inciviltà. Proprio per questo i Galli sono i più belligeranti, perché sono i più lontani dalla provincia civile, perché sono quelli che meno comprano prodotti che servono per indebolire gli animi, soprattutto sono confinanti con i germani, con i quali combattono quotidianamente e quindi si tengono di fatto in allenamento. Andiamo a vedere l'altra parte, cioè gli ultimi paragrafi. Anche gli Elvezi superano in valore gli altri Galli per la stessa ragione. Combattono con i Germani quasi ogni giorno e per tenerli lontani dai propri territori o per attaccarli nei loro. Ecco, ora Cesare sta concentrando l'attenzione sugli Elvezi, quindi saranno tutti i popoli che Cesare massacrerà, però vuole mettere in evidenza che sono tutti popoli estremamente bellicosi, barbari, e quindi cerca ovviamente di presentare questi popoli come popoli tutti pericolosi. Ovviamente è chiaro che se io sconfiggo il più forte tra questi popoli vuol dire che sono anche il più bravo e sono stato più forte di lui. Dopo essersi interessato dei Belgi, che poi tratterà appunto in un libro specifico del bello gallico, ora si interessa agli Elvezi. Gli Elvezi perché gli Elvezi li troveremo praticamente all'inizio della nostra opera, cioè nel momento in cui ovviamente si dovrà discutere del perché Cesare sia andato in Gallia, e cioè il casus belli, cioè l'occasione da cui è scaturita la guerra. Quindi lui, Cesare, col suo intento apologetico, vuole in qualche modo dire: io sono stato costretto ad andare perché gli Elvezi sono un popolo estremamente pericoloso. Poi lo vedremo in un'altra video lezione. Sono un popolo estremamente pericoloso. E perché sono pericolosi questi Elvezi? Lo dice chiaramente perché sono confinanti con i Germani e come i Belgi combattono ogni giorno con i Germani o per tenerli lontani oppure per attaccarli nei loro territori. Torniamo indietro e vediamo dove si trovano questi Elvezi. Ecco, diciamo, l'Elvezia, la Svizzera, possiamo individuare una parte di questa, potrebbe corrispondere alla zona occupata di Elvezia, l'attuale Svizzera. Ecco, gli Elvezi sono qui. Sono qui, con i Belgi, sono qui. Entrambi confinano con i popoli germani. Stanno sempre in lotta con i popoli germani, quindi sono popoli abituati, tanto i Galli, i Belgi, quanto gli Elvezi, essere abituati alla guerra, quindi sono forti, sono bellicosi. La parte in cui, come si è detto, risiedono i Galli inizia dal Rodano, è delimitata dalla Garonna e dall'Oceano, dai territori dei Belgi, raggiunge anche il Reno, dalla parte dei Sequani e degli Elvezi, e volta a settentrione. Ecco, questa è la geografia della Gallia. La Gallia Celtica, o più in generale la Gallia. Vengono individuati appunto i fiumi, Garonne, i Secoli, il popolo dei Secoli, appunto, l'oceano, e vengono indicati cioè i punti essenziali per individuare il territorio di questi Galli Celti. La parte dei Belgi inizia dalle più lontane regioni della Gallia, si estende fino al corso inferiore del Reno, guarda a settentrione e a oriente. L'abbiamo già vista, torniamo a vedere la Gallia Belgica che arriva fino al Reno, che poi sarà il confine, no? Il Reno Danubio, sarà sempre il limes dell'impero romano. Quindi un popolo molto lontano, abbiamo detto belligerante, e Cesare ci dà le coordinate geografiche anche per questo popolo. L'ultimo che è rimasto è l'Aquitania, i popoli che abitano l'Aquitania. L'Aquitania invece va dalla Garonna fino ai Pirenei, e alla parte dell'oceano che bagna la Spagna e volta occidente a settentrione. L'ultima che è rimasta, l'Aquitania, appunto, con questa parte dell'oceano che bagna anche la Spagna, e che appunto serve
e che poi è delimitata appunto dai territori spagnoli da una parte della Gerona, dall'altra, ed è volta ovviamente ad occidente, come la Belgica era rivolta verso oriente e a settentrione.